con i due posticipi del lunedì, completata la 13ª giornata di Serie A. Si era andato un terzo del campionato, un campionato senza padrone, senza squadre entusiasmanti, un torneo mediocre, livellato verso il basso. L'anno scorso c'era il Napoli di Spalletti a dare spettacolo, quest'anno è una noia totale. Niente a che vedere con la Liga spagnola, con la Bundesliga tedesca, per non parlare della sempre spumeggiante Premier League inglese. Lo specchio di tutto questo sta nel big match Juventus-Inter, botta e risposta, Vlahovic-Lautaro nel primo tempo, poi solo tanta noia. A proposito di bomber, con il gol ai bianconeri il Toro argentino consolida il primo posto in classifica marcatori con 13 reti. Altra conferma, si registra una sorpresa giornata, stavolta spicca la vittoria della Salernitana, fanalino di coda contro una Lazio di Sarri sempre più in crisi di identità. Primo successo per gli Amaranto guidati da Pippo Inzaghi. Se Juventus-Inter ha deluso le attese, lo stesso hanno fatto le altre due gare di cartello, Milan-Fiorentina-Atalanta-Napoli. Nella striminzita vittoria milanista contro la Viola, la cosa più bella è arrivata al 38esimo del secondo tempo, con l'esordio di Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante rossonero è entrato in campo a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, battendo il record di Amin, difensore del Bologna. Napoli, la breve cura Mazzarri, ha dato i primi frutti. Spicca lo spettacolare, tra le altre, 4-3 con il cui il Sassuolo sbanca Empoli.